Consigliere del Movimento 5 Stelle con Filippo Spadola per parlare di questa situazione dell'ultimo Consiglio Comunale. Arroganza politica dall'opposizione nei confronti di una pseudo maggioranza che oggettivamente non c'è, ma che nell'ultimo Consiglio c'è stata per l'approvazione delle variazioni di bilancio. Come risponde? Ma intanto è inconcepibile l'atteggiamento. Siamo in un'aula consiliare, quindi in un posto istituzionale, e non è comprensibile e soprattutto non è possibile vedere dei gesti che secondo me non bisogna assolutamente fare in questi luoghi e soprattutto davanti alle istituzioni e davanti ai cittadini. Questo per me è inconcepibile. Poi si è parlato anche di democrazia, ma la democrazia sicuramente non è venuta a mancare da questo lato, perché noi siamo stati dalle 4 di pomeriggio fino alle 6 del mattino ad ascoltare pregiudiziali una dopo l'altro, pregiudiziali che avevano sempre la stessa motivazione, quella di non far discutere un atto molto importante della città, un atto a loro modo di vedere illegittimo, ma illegittimo con le firme e i pareri di legittimità, con le firme e i pareri di tecnicismo e soprattutto di contabilità. Quindi evidentemente c'è un cortocircuito, qualcosa che non va. Perfetto.